C'è sempre un faro, c'è sempre un uomo, c'è sempre una città. Jambalaya, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo live commentary su un gioco che ho acquistato ultimamente e che non potevo fare a meno di acquistare, cioè Bioshock Infinite. Questa qui è la prima sessione di Hai gioco smesso? Sono Booker DeWitt. e vorrei Immagino mi stiate affrontare con aspettando. voi un qualcosa che non ho mai trattato nel mio canale, cioè fare una recensione di un videogioco. Diciamo che questa recensione non sarà C'è nessuno? distaccata, ma Sei là? sarà una recensione più che altro amichevole verso un gioco verso il quale nutro grande stima, perché è un videogioco, secondo me, unico tra gli altri, quindi già lo rende particolare, di spicco, rilevante rispetto alla marmaglia che molto spesso ci propone dei giochi un po' troppo commerciali, un po' troppo simili ai precedenti, eccetera, eccetera. Ho giocato precedentemente gli altri due capitoli, che però non hanno niente a che fare con questo capitolo, che è ambientato nel 1912, cioè pochi anni prima del primo conflitto mondiale, in questa città volante, Columbia. Ovviamente sarò costretto a spoilerarvi alcune cose. Verso Bioshock 1 e 2 ho provato un grandissimo piacere nel giocarlo, perché la campagna era straordinaria. Più che altro si gioca questo gioco non per il fattore FPS, ma più che altro per la sua campagna che sa coinvolgere, secondo me, il giocatore. Quindi ecco, partendo da un punto di vista di recensione della campagna, beh, io credo che Bioshock abbia un 10 su 10 da questo punto di vista, perché Va è bene, unica nel pare suo che si genere. aspettino che mi sieda sulla loro bella Per sedia. quanto riguarda la situazione, appunto, c'è sempre un uomo, Booker DeWitt, il protagonista di questo Bioshock, presente anche nella copertina del gioco. C'è Adesso sempre cosa? un faro. E Dio! questo, vabbè, insomma, che avete visto, la struttura lo è, e c'è sempre una Che città. Tra diavolo pochi succede? secondi verremo sparati verso Columbia, questa città galleggiante. No, no, La dannazione! storia dettagliata la trovate su Wikipedia, non voglio spoilerarvela del tutto. Io credo No, che no, no, no! Bioshock sia un gioco che ogni gamer dovrebbe avere, anche se non è riuscito a giocare i precedenti. Ottima idea quella dei produttori di sviluppare un Bioshock del tutto estraneo rispetto ai capitoli precedenti, perché qualcuno che si voglia avvicinare alla saga, ecco, qui da notare spettacolare Cosa? grafica, spettacolari effetti, insomma, di questa Columbia, dal passaggio dal cupo all'illuminato, straordinario effetto scenico. Quindi grande inventiva per i produttori di creare un Bioshock del tutto estraneo rispetto ai precedenti, in modo che uno, se si vuole avvicinare a questa saga, giocherà anche i successivi. Credo che tutti i gamer, appunto, dovrebbero averlo. Non obbligatoriamente lo devono acquistare adesso, perché costa 70 euro, 54 usato nel mio caso. Ma il fatto che sono giochi che non hanno l'online, tutto sommato, o perlomeno non hanno l'online divertente per quanto riguarda Bioshock 2, dopo qualche mesetto, insomma, va a costare veramente poco. Rapture Edition è la dimostrazione lampante che con 20 euro ci portiamo a casa tutti e due i capitoli precedenti, che secondo me sono dei capolavori. Vabbè, magari il 2 è un po' ripetitivo, però avrò modo di parlare di altri video.
avrò modo di parlare di questo argomento in altri video. La grafica devo ammettere che è molto bella rispetto ai capitoli precedenti, in cui c'è una visibilità molto opaca. Qui abbiamo proprio un effetto del tutto contrario, luce stravolgente, proprio perché ci troviamo in due situazioni diverse. Rapture è una città subacquea, dove è ambientato l'1 e il 2 di Bioshock, mentre invece in questo terzo capitolo ci troviamo in questa appunto città galleggiante, e quindi c'è sempre un richiamo alla luce, alla purezza, al bello esteriore, che però in realtà non è bello interiore, perché Bioshock è un gioco che ci fa riflettere molto come gamer, ma soprattutto come società, come è la mentalità magari dei nostri tempi, che tutto sommato, pur essendo ambientata questa storia nel 1912, ha dei temi che tuttora sono presenti nella vita quotidiana. È un gioco che non va bene per i bimbi minchia, cioè non va bene per i ragazzini. È un gioco che secondo me è bellissimo se viene capita la storia. Quindi non è consigliabile per un pubblico superficiale che dice sì, è un FPS, insomma la storia non l'ho capita, eccetera eccetera. La storia è fondamentale capirla. E vabbè, adesso un attimo, qui c'è una scena un po' particolare. Nulla è dato al caso in questo videogioco, nessuna scena, nessuna parlata, niente è dato al caso, tutto in funzione della storia, tutto in funzione di qualcosa. È un gioco straordinario. La grafica è bella, però in alcuni ambienti, tipo l'ambiente chiuso, diciamo che si perde un po' la bellezza, perché gli spazi interni non vengono ricreati molto bene. Però per quanto riguarda gli spazi esterni c'è una grande cura. Columbia viene definita dalle recensioni una città bellissima, ecco, una bellissima ambientazione videoludica in cui, ecco, ogni gamer dovrebbe stare, cioè in senso qualsiasi gamer dovrebbe vedere Columbia, perché è un posto videoludico molto bello. Vabbè, l'ambientazione è ottima. Poi del gameplay è parecchio fluido, è stato implementato rispetto ai precedenti Bioshock la possibilità di correre, e non è poco, quindi sarà possibile scattare, utilizzare armi da fuoco, rispecchiando quindi il genere che è, cioè un FPS. Dalla mano destra terremo le armi, dalla mano sinistra terremo delle magie, dei plasmidi, dei sali, insomma delle capacità, quindi sarà possibile effettuare contro gli avversari delle combo devastanti di armi da fuoco e da strumenti magici. Poi, secondo me, l'idiota di un prete deve imparare la differenza tra battezzare un uomo. Un gioco che sa coinvolgere, che cattura il giocatore rispetto. Ecco, faccio sempre riferimento ai precedenti Bioshock perché sono un punto di riferimento. Cioè paragonare un gioco a capitoli precedenti è importante per vedere i passi avanti. Per quanto riguarda la storia, che è leggermente criticata perché non è interessante quanto i capitoli precedenti, io invece ritengo che sia migliore rispetto ai passati, perché alla fine nei capitoli dell'1 e il 2 più o meno la cosa era chiara, e come ultimo obiettivo finale del gioco era sempre uccidere un boss, mentre invece in questo Bioshock non ci sono veri e propri boss, c'è solamente un obiettivo,
ricercare una ragazza che è smarrita a Columbia, Elizabeth, che poi ci seguirà per tutto il viaggio. E poi ecco, ci sarà un obiettivo di raggiungere il profeta, però non c'è un obiettivo, ecco, di uccidere eccetera eccetera. C'è sempre una ricerca in questo gioco, perché i personaggi non hanno ben chiaro le motivazioni per cui si sono incontrati o cosa è successo prima, e quindi fino all'ultimo momento voi sarete incollati a questo videogioco. Credo che l'unico difetto che abbia è la durata, perché è secondo me corta. In circa un giorno, più o meno in un paio di ore, sono riuscito a completarlo. E il dispiacere più grande secondo me in questo videogioco è finirlo, perché diceva una recensione, praticamente si ha della sabbia tra le mani, cioè è qualcosa di immensamente straordinario, però alla fine così è passato e un po' lascia dell'amarezza. Io ecco, non so come sia possibile convincere un giocatore ad approcciare un gioco così impegnativo per certi versi, perché va visto con cura. Però io credo che ci siano giochi come questo che meritino l'acquisto, proprio per staccare dalla monotonia dei soliti giochi. Ok, è un first person shooter, però se tanto alla gente piace sparare, vorrà sicuramente giocare dei giochi a cui è gradito, insomma, la presenza di armi eccetera eccetera. Quindi non banalizzarlo come se fosse un COD. Beh, secondo me sarebbe un peccato. Hai mai perso un cellulare con un distributore automatico? E io vi auguro di acquistarlo. Spero che voi lo acquistiate, perché saprà darvi un sapore videoludico del tutto differente da generi che avete giocato, perché ha dei punti del tutto originali che altri videogiochi non hanno. Vabbè, la recensione non è straordinaria. Ecco, cosa posso dire riguardo al comparto sonoro? Posso dirvi che le musiche rispecchiano il periodo storico in una maniera indescrivibile, anzi la configurazione grafica degli edifici e la colonna sonora ci fanno entrare in quel periodo storico, cioè ci rende ben chiaro al giocatore il periodo storico in cui sta giocando. È fondamentale ed è importante anche come vedete qui in questo caso i vestiti di questi uomini rispecchiano il 1912, che ovviamente prevedeva questa bombetta sulla testa, cravatta, pantaloni, insomma questo tipo di vestiario qua, fornendo però un fattore futuristico per quanto riguarda i sali, cioè queste magie, ecco, questa qui che vedete, e il fattore skyline, cioè la griglia in cui voleremo, che renderà il gameplay originale non molto noioso, fornendo un qualcosa di caratteristico. Ecco, questa qui è la skyline che veniva utilizzata in Columbia per il trasporto, però dei giovani hanno inventato l'uncino che permette di trasportarsi, ecco, da una parte all'altra della città in maniera molto veloce. E per quanto riguarda questo gioco, rende il gameplay veloce e anche divertente il fatto dello spostamento, perché appunto ci si ritrova per aria con magari delle pistole, quindi abbiamo scontri terrestri e scontri aerei.
farò il tifo. Ovviamente questa recensione è fatta alla cavolo perché l'ha fatta Ghost Alpha, però spero con questa descrizione non oggettiva ma soggettiva di avervi invogliato ad acquistare questo gioco, perché non solo COD merita 70 euro d'acquisto, anzi molto spesso non li merita perché è un gioco di merda come Black Ops. Oggi non sono riuscito a giocarsi perché non si connetteva, però vabbè, detto questo, insomma, vi faccio vedere la dinamica in cui spappolerò la faccia a uno. E quindi ragazzi, un saluto da Ghost Alpha. Spero che acquistiate questo videogioco, se appunto rispecchiate le caratteristiche che volete, cioè non siate dei gamer superficiali ma vi interessi parecchio la storia di un videogioco, perché in fondo Bioshock non è un videogioco ma è un libro, è un romanzo, secondo me è un viaggio interiore, cioè è molto di più di un videogioco. Considerarlo solamente un videogioco non ha senso. Qui come vedete ho preso l'uncino Luke, che poi verrà utilizzato per tutto il resto della campagna per agganciarsi alla skyline. Non è un'arma parecchio buona, nello scontro corpo a corpo richiede parecchie munizioni, però insomma per quanto riguarda l'inizio è fattibile. Quindi spappoliamo un po' la faccia di questi qua. E vabbè, qui c'è la pistola che ragazzi è fantastica, cioè sono fantastiche le armi di Bioshock Infinite secondo me. Vabbè, mi sono dilungato troppo, spero che il video vi sia piaciuto, anche se a molti non piacerà lasceranno dislike a caso, in questo caso andate a fare in culo. Detto ciò, Ghost Alpha vi saluta, Giambalaya, ciao a tutti ragazzi e bangarang, comprate Bioshock, messaggi subliminali. Nel